In questa puntata di Non Solo Wedding, Daniele Gori, l'arte del floral design presentata da una realtà che da generazioni si dedica agli allestimenti per ogni occasione. Antonella Rossi ci apre le porte del suo stabilimento a Montespertoli, in Toscana, e ci racconta la storia del marchio fino ai giorni nostri. Incontriamo Silvestro Vacca, visionario chef le cui ricette sono oggi su tutti i menù italiani e non solo. Indiscussa eccellenza dell'arte floreale della capitale e di tutto il centro Italia, Daniele Gori continua un'attività di famiglia che da generazioni realizza addobbi, allestimenti e vere e proprie scenografie utilizzando i fiori. Mastro fiorista e dotato di un senso molto equilibrato del bello, sa unire il romanticismo e la sensualità degli elementi utilizzati ad una semplicità mai banale, che sa seguire i gusti, le mode e le attuali tendenze del settore. On a beautiful night, when the daylight comes, you'd still be the brightest thing in the sky. There's no denying, you're a beautiful star. Siamo con Daniele Gori, terza generazione di un'attività che opera nel mondo floreale da oltre 80 anni. Ciao Daniele, grazie per questo incontro. Ciao. Possiamo definirti un figlio d'arte. Come nasce la tua attività? La definizione figlio d'arte penso che ci calzi a pennello. Sono tre generazioni di produzione in grosso di fiori. Io, per la passione che ho per il matrimonio e tutto ciò che è il mondo del bello, mi sono spostato invece al minuto proprio con questo, con gli eventi, con il wedding, e nasce giorno per giorno, guardando il bello. La vostra passione, o meglio dire la tua, è anche perfezionata tecnicamente, continuamente, attraverso corsi specifici e riconosciuti, giusto? Sì, indubbiamente. Sono un mastro fiorista, ho fatto corsi Federfiori, che è la Scuola Nazionale Mastro Fioristi Italiani, Pianeta Fiore, a cui devo moltissimo, sono dei carissimi amici, e in più ho fatto corsi sia a livello nazionale che internazionale, e in più diciamo ci aggiorniamo costantemente, perché il nostro è un settore che si evolve giorno per giorno, quasi alle mode, dobbiamo seguire le mode, le tendenze, tutto ciò che riguarda il matrimonio sia in Italia, soprattutto negli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti il matrimonio, il mondo del wedding è molto più elevato, molto più esasperato. Il tuo intervento, o meglio chiamiamolo la tua arte, è richiesta soprattutto nei matrimoni, ma non solo, ti occupi anche di altri tipi di eventi? No, ci occupiamo molto dell'event, lavoriamo con dei brand sia italiani che internazionali, seguiamo la gestione degli eventi, quello che riguarda le aziende, le serate di moda, le serate di gala e così via. Il nostro futuro, stiamo espandendo pure il nostro marchio verso i paesi dell'est, abbiamo intenzione di partecipare l'anno prossimo alle fiere in Russia, quelle di Mosca e di San Pietroburgo. Hai preparato qualcosa di speciale per noi oggi? Sì, mi sono divertito a preparare un piccolo tavolo per una cena importante che ci sarà questa sera. Andiamo a vederlo. Andiamo. E voilà! Che meraviglia, complimenti Daniele! Siamo in una splendida location alle porte di Roma e Daniele ci ha preparato questa mise en place. Ti piacerebbe descrivercela brevemente? Ci mancherebbe. Allora, siamo su una tavola imperiale, il tavolo imperiale sta riprendendo molto piede negli ultimi tempi, si ritorna nelle famose cene che si facevano negli anni 60, dove tutti gli invitati si trovavano uno di fronte all'altro. Ci è stato chiesto il tema del mare, per cui l'abbiamo voluto richiamare con delle stelle marine, delle conchiglie, questi rami di ghostwood che non sono altro che dei legni fantasma ritrovati su quelle belle spiagge bianche, sai, i paradisi terrestri. E vanno in contrapposizione con l'opulenza dell'argento e dei cristalli Swarovski che scendono giù copiosamente.
è stata ricreata la parte centrale aperta in maniera che tutta completamente trasparente affinché le persone possano parlare, dialogare tra di loro senza nessun impedimento, anche se la composizione poi si presenta molto grande, imponente. Composizione floreale bellissima, tra l'altro. Complimenti davvero, grazie per questo incontro, Daniele. Grazie a voi per essere stati i miei ospiti. Complimenti per il tuo lavoro. Ci troviamo a Monte Spertoli, un piccolo paese sulle colline fiorentine, una zona conosciuta in tutto il mondo come la strada del Chianti Classico. È qui che prendono forma le collezioni di moda di Antonella Rossi, maestra dell'arte sartoriale e promotrice dell'eccellenza Made in Italy. Non solo, è qui che nel 1957 ha avuto inizio la storia di Lionella, maison di lingerie celebre in tutto il mondo. L'azienda crea capi preziosi, vere e proprie opere d'arte, in cui alle fibre più nobili, quali finissime mussole, lini pregiati, sete preziose, cashmere e velluto lucente, vengono sapientemente accostati ricami a mano. Sogni impalpabili, un tempo oggetti per dive e celebrità, oggi realtà per ogni donna e per le sue notti d'amore. Ed eccomi in compagnia della personalità cardine di questa realtà imprenditoriale, l'anima di questa azienda, Antonella Rossi. Ben arrivata, Giulia. Ti ringrazio. Da piccola sartoria artigianale a conduzione familiare a prestigioso marchio di haute couture conosciuto in tutto il mondo, ci racconti questo percorso che ha visto il susseguirsi di ben 3 generazioni di donne? Sì, partiamo da lontano, da una generazione di, diciamo, della mia mamma, della mia zia che ha creato questo marchio, per arrivare al passaggio generazionale e oggi avere la terza generazione. Diciamo che anche se si cresce si mantengono dei valori che sono importanti, che sono far sentire le persone che lavorano con te, per te, insieme a te, parte integrante della famiglia. Da bozzetto su un foglio di carta alle passerelle di tutto il mondo, cosa vuol dire oggi avere un'azienda? È abbastanza impegnativo, però stimolante da morire. In realtà, diciamo, le aziende sono fatte da persone e le persone sono quelle che riescono ad avere la manualità per creare un prodotto di eccellenza. Comunque un prodotto made in Italy che ha una valenza importante sul mercato e ci permette di raccontare una bella storia italiana a tutti i nostri clienti. Ci spieghi che cosa è cambiato nel corso degli anni? Beh, diciamo che tutto e niente, perché abbiamo mantenuto la nostra tradizione artigianale in quanto il prodotto esce totalmente fatto a mano. Quindi, diciamo, le maestranze sono con noi, rimangono con noi e sono ancora motivo portante. Diciamo che nel corso degli anni, rilevando questa attività dalla signora Lassi, che comunque è ancora l'anima dell'azienda dentro di noi perché fa parte dell'ufficio stile, abbiamo l'opportunità di mantenere un equilibrio che è quello che siamo andati ad intervenire al minimo, però mantenendo la tradizione ma portandola avanti nel discorso di rendere la tradizione moderna e attuale. Allora magari approfitterò per fare qualche domanda anche alla signora Lassi. Sì, che senz'altro ti risponderà nella maniera giusta. I tuoi capi rivelano sempre una grandissima attenzione per le fibre pregiate. Sì. Che importanza hanno i tessuti nella tua produzione? Fondamentale. Fondamentale perché come si è voluta un'eccellenza nella lavorazione, l'eccellenza arriva dalla base, quindi dalla scelta dei tessuti naturali. Proprio per questo in azienda abbiamo anche la tintoria che ci permette di fare una colorazione particolare sui tessuti che magari non si trova già pronta. Diciamo che l'obiettivo è quello di raccogliere una grandissima tradizione per renderla moderna e volerla esportare nel mondo, perché con l'orgoglio di rappresentare totalmente un Made in Italy vogliamo fare in modo che questo Made in Italy arrivi nelle eccellenze e sia riconosciuto come tale. La vostra distribuzione perciò è selezionatissima?
Sì, è il prodotto che seleziona, noi non selezioniamo, però è il prodotto che seleziona perché è un prodotto di alta gamma e quindi andiamo a cercarci quei mercati di eccellenza dove questo prodotto ha una valenza. Antonella, ti ringrazio per averci aperto le porte della tua azienda. È per me un grande onore ospitarvi, avervi qui nell'unità produttiva di Montespertoli e soprattutto perché qui vedete una storia che è un divenire, quindi ciò che era e ciò che è adesso, che non cambia niente se non quello di essere attuali. Grazie. Grazie a te. Signora Lassi, lei ha portato avanti per anni il progetto iniziato da sua madre. Com'è stato iniziare questo percorso e poi arrivare alla decisione di cedere l'azienda? È stata una scelta obbligata, dovuta al raggiungimento dell'età e di non avere continuità nell'azienda. È stato anche un processo doloroso, perché ci ho sofferto moltissimo, però ritengo di aver fatto bene per molteplici ragioni. Sia perché continua il nome dell'azienda, Lionella continua nel mondo, perché abbiamo sempre lavorato moltissimo all'estero, e sia perché poi la manodopera continua a lavorare. Io, invece di andare in pensione, vengo qui a guardare, continuo a vivere nel mio ambiente e questo va bene, sono contenta di aver fatto di aver preso questa decisione. Senta, le piacerebbe farci vedere qualche capo simbolo degli anni? Volentieri. Allora, qui ci sono dei capi che sono stati fatti da mia madre negli anni 60 e già si vede un'altissima qualità di prodotto, prodotto artigianale. Questi sono balancier e nastri di raso. Bellissimo. E appunto, e questa era un po' il tipo della vestaglietta da nozze per i matrimoni insieme alla sua camicia da notte. Una delizia. Poi arriviamo anche negli anni 70, dove c'è questo gusto vittoriano, sempre con balancier, voile e ricami a mano, che ancora oggi rivisitati possono essere cose attualissime. Per arrivare negli anni 80 alle guêpière, e anche queste sono cose che possano essere oltretutto portate anche come esternabile sotto delle giacche con un jeans. Attualissimo quindi. E diventa un prodotto attualissimo. E anche queste sono fatte da grande lavoro e anche da una ricerca di una cultura che risale all'Ottocento. Infatti questa guêpière ha tutte qui le stecche di balena, è tutta modellata perché segua le forme del corpo. Per poi arrivare agli anni 90 con una cosa estremamente sexy ma di grande qualità e di grande lavoro artigianale, un bellissimo. Lavoro meraviglioso e un lavoro che comunque, anche se così particolare, può essere fatto anche quasi in serie, si può fare perché soprattutto conta la manodopera. Guardi, rivalutare la manodopera artigianale. Li trovo capi davvero unici e la grazie. Ringrazio tanto. Grazie con di lei... cuore, grazie di cuore perché il mio lavoro è stata una passione. Grazie, veramente. Con lei abbiamo conosciuto grazie. Un po' di storia di Lionella. Grazie. Cultore del buon cibo da quasi 50 anni, a cui dedica anima e cuore. Lui è Silvestro Vacca, chef visionario, nonché protagonista indiscusso delle nuove torrette. Situata alle porte di Milano, la location unisce, in perfetto equilibrio, la sofisticatezza degli spazi alla non eccessiva formalità dell'ambiente, rendendolo un posto accogliente e curato, ideale per il festeggiamento degli eventi importanti. Dedito da sempre alla ricerca e alla sperimentazione di una cucina che rispecchiasse e sintetizzasse la sua pluridecennale esperienza, rivisita piatti della tradizione, creando nuove proposte oggi presenti in tutti i menù del mondo. Silvestro ci apre oggi le porte del suo mondo, tra innovazione e moda. Sull'onda della sempre più dilagante passione per il finger food, ci presenta la sua nuova idea del menù in pillole, un menù che va oltre le proposte più convenzionali.
ci troviamo nel cuore delle nuove torrette, insieme a Silvestro Vacca, chef titolare della location. Che cosa ci sta preparando? Allora, in questo caso preparo un filetto alla Rossini e un filetto di maiale ai pistacchi. Si infarina la carne, si fa rosolare da ambi i lati, in una ci fa una salsa madera, del vino madera, e nell'altra invece andiamo a creare una salsa con i pistacchi. Un pochino di sale. E questo è uno dei piatti che propone all'interno dei suoi menù? Esatto, questi piatti sono all'interno dei miei menù in tutti e due i ristoranti. E con la salsa al madera. Invece qui andiamo a mettere un po' di pistacchi. Poi besciamella, panna. No, panna. Mettiamo due goccettine di Worcester sauce, un goccino di senape. In questo caso qui ci va anche il tartufo. Ecco il piatto, così è finito. Adesso sto preparando un antipasto che nel mio ristorante va moltissimo, che è un antipasto con calamari, avocados e pinoli. Ed ci mettiamo anche 2 o 3 chicchi di melograno per dare colore. Un po' d'olio, ci mettiamo 2 o 3 gocce d'arancio fresco, che ci sta bene sia con l'avocados che con tutto il resto. Andiamo a comporre il nostro menù in pillole. Abbiamo prima assistito alla preparazione e adesso siamo vicino a un buffet con il prodotto finito. Questi sono piatti del suo tipico menù in pillole, giusto? Ci spiega di che cosa si tratta? Si tratta di una riproduzione dei piatti, diciamo, della cucina italiana e riproposta in, diciamo, in un bucone, se si vuole, insomma, in una forchettata. Ha una presentazione anche molto bella. Esatto, deve essere una presentazione coreografica, dove andiamo a ritoccare le lasagne, che le vediamo laggiù in fondo, il risottino al salto con la crema di parmigiano, una zuppetta di moscardini, dei petali di bresaola chianina con il mascarpone, del tartar di salmone e di tonno. Va bene? Sono tutte cose fresche, belline. Una vita quasi interamente dedicata alla cucina. Sono quasi 50 anni, se non sbaglio. Esatto. Com'è nata questa passione? Questa passione nasce innanzitutto per l'esigenza di lavoro, per trovare un lavoro, perché anche in quegli anni, quando ero giovane, c'era un po' quello che c'è oggi. Mi sono trasferito a Milano e vado a lavorare in un ristorante. Da lì ho cominciato innanzitutto a capire cosa stavo facendo e cosa facevano gli chef di allora, ecco. Nel frattempo ho cominciato a fare qualche concorso gastronomico, ho visto che la cosa mi riusciva bene, veniva apprezzata e niente, il tutto prende corpo a questa maniera, un po' alla volta, fino a che a un certo punto ho deciso di mettermi in proprio. Mi sono fatto conoscere a Firenze, ho avuto un grandissimo successo. Il ristorante che abbiamo attualmente a Milano ci premia con una clientela internazionale. Proponiamo cose fatte bene, una cucina prettamente espressa. Il menù in pillole è diventato un'esigenza proprio dovuto a questo genere di lavoro che noi facciamo saltuariamente. Ecco, dal classico pranzo servito a un buffet in piedi, a un cocktail rinforzato e il tutto mi ha suggerito che queste cose potevano incrementare il mio lavoro e creare curiosità. Effettivamente questo è quello che è avvenuto. Mi racconta la giornata tipica di uno chef? È una giornata abbastanza complessa, perché mi alzo alle 5 della mattina con una bella lista di cose da comprare. Vado al mercato del pesce innanzitutto, perché la cosa mi preme più di tutto, ho dei fornitori miei personali che gran parte del pesce che noi compriamo è prodotto nazionale pescato, dai gamberi rossi, alle mazzancolle, agli scampi, San Pietro, code di rospo. Compriamo tutte queste, diciamo, è un approvvigionamento che io faccio tutti i santi giorni per i due ristoranti. Poi dal mercato del pesce vado a cercare le verdure.
le verdure, perché a Milano abbiamo anche un'insalateria, e lì andiamo a cercare tutto ciò che è di biologico. E lì parto sia dall'olio, sono tutti oli con macinatura a freddo, sono tutti oli che non devono andare oltre il 3% di acidità, sono tutte cose che io le testo perché sono abbastanza un cultore di questi prodotti qua. E tutto questo io intendo trasferirlo ai miei clienti. I miei clienti mi conoscono, apprezzano, riconoscono queste cose qua e diamo ampia scelta. Sì, che la mia giornata inizia con la spesa. E termina in cucina? Sì, termina in cucina con molta soddisfazione. Grazie Silvestro, grazie per questo incontro, grazie. E grazie per aver cucinato per noi. Grazie. Cassandra Rocca è lo pseudonimo di una giovane scrittrice di origini siciliane che vive a Genova. Nella vita di tutti i giorni è un'educatrice infantile, mestiere che le regala la giusta dose di fantasia utile a narrare le sue favole moderne. Appassionata lettrice e aspirante scrittrice fin dalla tenera età, ha iniziato a pensare di rendere pubblica la sua passione solo negli ultimi anni. Tutta colpa di New York è il suo romanzo d'esordio. Ambientato nella città che non dorme mai, nel periodo più frenetico dell'anno alle porte del Natale, racconta la storia di Clover O'Brien, che per mestiere aiuta le persone nell'ardua impresa di scovare doni speciali. La sua vita si incrocia per caso con quella di Kate Harrison, un attore di Hollywood bello, ricco, famoso e amato, in una pausa dalla frenesia di Hollywood. Due storie totalmente diverse si incontrano, per caso, nel periodo più elettrizzante dell'anno. Per molti secoli il Vicentino è stato sinonimo di eccellenza nel campo dell'orificeria e del gioiello. Grande maestria, creatività e costante innovazione sono i valori su cui si è radicata un'antica tradizione orafa. Oggi Vicenza rappresenta un centro internazionale che non conosce rivali nel settore, vantando una grande esperienza a livello tecnologico abbinata a uno straordinario senso artistico. Si è da poco conclusa Vicenza Oro Fall, che ha riunito la community internazionale del gioiello per riflettere, insieme a giornalisti, imprenditori e visionari del settore, su come affrontare le sfide del mercato globale, armati non solo di know-how e capacità manifatturiera, ma anche di nuovi strumenti comunicativi, per aggiungere al già consolidato concetto di saper fare quello di far sapere. In un crescendo continuo di impegno scientifico, di capacità organizzativa, di costruzione di rapporti internazionali con musei e collezionisti privati, la città di Pavia è riuscita a portare nelle scuderie del Castello Visconteo le opere suggestive e ammaglianti di Claude Monet. La mostra del più acclamato e amato maestro dell'impressionismo ci fa conoscere e apprezzare dal vivo alcuni capolavori delle sue visioni della natura, tra lussureggianti giardini fioriti, animati lungo Senna, ponti e cattedrali colti nelle diverse ore del giorno e delle stagioni. E lo fa attraverso un percorso esperienziale di suggestioni visive, uditive e olfattive che moltiplicano le percezioni del pubblico dei visitatori. Un'esperienza sensoriale davvero meravigliosa. Non solo Wedding vi dà appuntamento alla prossima puntata, con tante interviste e servizi esclusivi, assolutamente da non perdere.